Ok, dovremmo essere live, un attimino, controllo. Ok, benvenuti a tutti a questo secondo seminario sulle scuole del pensiero economico. Oggi siamo in compagnia del professor Marco Veronese Passarella dell'Università di Leeds in Inghilterra. Buonasera. Prima di lasciare la parola a Marco per illustrarci i temi propri dell'analisi dell'economia post-keynesiana e le metodologie che la differenziano rispetto all'economia mainstream che ci viene insegnata, lasciatemi giustificare l'iniziativa che stiamo portando avanti sulle scuole del pensiero economico. In parte, 2 settimane fa con Giovanni Dosi abbiamo parlato del pluralismo, del perché è importante che all'interno dell'accademia, nello studio, nell'approcciare lo studio dell'economia politica, è necessario che si tenga conto di posizioni diverse rispetto a quelle che ad esempio ci vengono proposte. E il motivo principale è che l'economia è una scienza sociale e pertanto è molto complessa ed è un peccato, sarebbe pretenzioso o ancora peggio deludente. Lasciare ad un solo punto di vista la pretesa di spiegarci il funzionamento dell'economia. Tuttavia, non dobbiamo cadere nel tranello secondo cui esiste una scuola del pensiero economico migliore dell'altra. Cioè adesso noi abbiamo scelto circa 5 scuole di pensiero economico e le presenteremo nel corso delle settimane, ma ne abbiamo escluse tante altre. E non dobbiamo pensare, ad esempio, poi Marco ci darà la sua opinione, non dobbiamo pensare che la scuola post-keynesiana sia necessariamente migliore della scuola marxista o della scuola evolutiva o della scuola strutturalista. Dobbiamo tener conto che l'economia è una scienza complessa, ma complessa non nel senso che se non sai la matematica allora non la puoi approcciare, complessa nel senso che diversi sono i fenomeni oggetto di analisi della materia, diverse sono le possibili interpretazioni, tra loro esclusive, ma potenzialmente in grado di spiegare lo stesso fenomeno e soprattutto la complessità la rende interessante. Spesso nello studio a cui noi siamo abituati ci vengono presentati dei modelli, ci vengono presentate delle spiegazioni e sembra quasi che non ci siano più sembra quasi che le questioni siano già risolte, che le spiegazioni siano già individuate e quindi è necessario imparare il modello per spiegare il fenomeno in questione. In realtà c'è una grande vivacità all'interno della macroeconomia, dell'economia politica in generale. Basta saper cercare, basta essere esposti a determinati filoni teorici. Quindi il nostro obiettivo è proprio questo, quello di poter esporre chi partecipa a questi filoni teorici. Io concludo qui e ricordo che è possibile scrivere nei commenti, le domande che io girerò a Marco alla fine della sua relazione. Ti lascio la parola. Ciao, allora, ciao a tutti e grazie per l'invito. Sono molto contento di essere con voi, sia pure solo virtualmente. Avrei naturalmente preferito farmi un giro a Pisa, dove sono stato varie volte durante il mio dottorato. Dunque, mi è stato chiesto di introdurvi alla scuola, o meglio, all'insieme di teorie e metodi note come teorie e metodi post-keynesiani. Naturalmente per farlo, vediamo se funziona le slide, si funzionano. Nel farlo, il primo passo necessario è quello di spiegare la distinzione fondamentale tra, diciamo, economia dominante o ortodossa e approcci eterodossi al pensiero economico. Questo perché la scuola economica o la scuola di teoria economica post-keynesiana può essere considerato un insieme relativamente eterogeneo di teorie e di metodi non convenzionali o eterodossi. Allo studio dei fenomeni economici, sociali e, diciamo, in modo crescente negli ultimi anni, anche allo studio di fenomeni ambientali, cioè dell'interazione tra, diciamo, la società e l'ecosistema. Il fatto che si tratti di una scuola, o meglio di un insieme di approcci eterodossi, significa naturalmente che si oppongono, all'approccio dominante o ortodosso. Per approccio dominante, quello
quello che intenderò oggi, e secondo me è una definizione relativamente semplice, ma insomma utile un po' per orientarsi in questa selva di acronimi e neologismi che caratterizzano insomma le varie scuole in economia. Per economia ortodossa possiamo definire economia ortodossa la scienza economica che si basa sull'idea che i sistemi economici tendano, sospinti dalle forze di mercato, verso il raggiungimento di un equilibrio che è unico, stabile e socialmente ottimale. Connessa con questa idea c'è anche l'idea che diciamo lo studio di questo processo di equilibrio debba essere condotto ipotizzando che gli agenti economici del sistema seguano una semplice regola di comportamento che può essere ricondotta ad un problema di massimizzazione vincolata. Cioè gli agenti massimizzano una certa funzione obiettivo, il profitto, l'utilità, per esempio, dietro un vincolo che è solitamente un vincolo di bilancio oppure un vincolo di tipo tecnologico. Naturalmente, sulla base di questa impostazione di teoria positiva, almeno questo è accaduto storicamente, gli economisti ortodossi hanno privilegiato un approccio di politica economica di tipo libero scambista, cioè hanno sempre guardato con favore a politiche che favorissero, diciamo così, la libera espressione delle forze di mercato. Chi sono questi economisti ortodossi oggi? Beh, sono certamente quello che rimane della scuola nuovo classica, ma forse faremmo meglio chiamarla nuovo neoclassico, scuola delle aspettative nazionali e delle aspettative razionali, che poi ha dato vita alla scuola del cosiddetto ciclo economico reale e che ha dominato il dibattito in economia nel corso degli anni 70 e 80. Tra questi includerei, in realtà, tra gli economisti ortodossi includerei anche i cosiddetti nuovo keynesiani, che sono una sorta di critica interna all'approccio nuovo classico, e la cosiddetta sintesi neoclassica, che è l'approccio che ha dominato il dibattito accademico, almeno fino alla, diciamo, alla crisi finanziaria americana o crisi finanziaria globale esplosa nel 2007. Gli economisti eterodossi possono dunque essere, in prima approssimazione almeno, definiti in contrapposizione agli economisti ortodossi, e sono quell'insieme di economisti che non accetta né il modello di equilibrio economico generale, spontaneo, stabile, unico e ottimale, né diciamo le politiche economiche che ne derivano di matrice libero scambista. Chi sono gli economisti eterodossi oggi? Sono i post-keynesiani, intesi in senso ampio. In realtà all'interno del macrogruppo post-keynesiano ci sono varie scuole, e tra queste per esempio ci sono gli sraffiani, ci sono i kaleschiani, ci sono caldoriani, insomma ci sono tutta una serie di sottocategorie. Naturalmente ci sono gli economisti marxisti, una parte dei quali può essere ricondotta all'approccio post-keynesiano e un'altra parte invece diciamo forma una scuola propria. Ci sono gli economisti evoluzionisti, credo che voi discuterete dell'approccio evoluzionista proprio diciamo nell'ultimo appuntamento della vostra serie di seminari, e in ogni caso ne avete già accennato con l'appuntamento, diciamo, con il seminario tenuto dal professor Dosi. E poi ci sono vecchi istituzionalisti, diciamo, altre scuole di pensiero. In realtà questa categorizzazione non esaurisce l'intero spazio delle possibilità. Questo perché, come saprete, esistono degli economisti che, benché diciamo sul piano della teoria positiva, poi vi spiegherò di che cosa si tratta, cioè del modo in cui interpretiamo il mondo, degli strumenti per interpretare il mondo, diciamo accettano grosso modo la teoria dell'equilibrio economico generale di derivazione neoclassica, dunque da quel punto di vista sono economisti ortodossi a tutti gli effetti. Sul piano però delle implicazioni di politica economica sono più vicini agli eterodossi, nel senso che rifiutano le ricette libero scambiste. Chi sono questi economisti? Beh, se vi sarà capitato di leggere qualcosa di Paul Krugman, per esempio, Paul Krugman, che pure si affida solitamente nelle proprie analisi ad un modello ISLM più curva di Phillips, cioè modello di equilibrio economico generale semplificato, tuttavia, diciamo, in termini di proposte di politica economica, certo non può essere considerato
un fanatico del libero mercato, e a maggior ragione fanatici del libero mercato non possono essere considerati economisti come Stiglitz, che anzi negli ultimi anni sembra essere transitato verso posizioni sempre più eterodosse anche sul piano positivo, o Piketty, che ha denunciato più volte i problemi legati alle politiche libero scambiste. E in realtà, teoricamente almeno, un altro gruppo di economisti, che sono, diciamo, economisti della scuola cosiddetta neo-austriaca, che benché siano eterodossi sul piano, diciamo così, della teoria positiva, cioè rifiutano il modello di equilibrio economico generale, sono molto ortodossi, più ortodossi degli ortodossi, sul piano, diciamo così, della difesa delle politiche di politiche libero scambiste. Quindi, se noi dovessimo classificare, diciamo, l'intero spazio delle teorie economiche, probabilmente anziché due categorie solo, ortodossi verso eterodossi, dovremmo considerarne quattro, perché, diciamo, così, gli assi su cui valutare la posizione di un economista sono almeno due. Il primo in termini di teoria positiva, cioè di come interpreta il mondo, e il secondo in termini di teoria normativa, di come intende cambiarlo il mondo, avrebbe detto Marx. Noi oggi naturalmente escluderemo, diciamo, questi casi spuri e ci concentreremo sui due casi puri, ossia della teoria ortodossa che, diciamo, deriva alla propria struttura teorica implicazioni conseguenti in termini di politiche che sono politiche di libero scambio, e poi considereremo prima, diciamo, il gruppo ampio degli economisti eterodossi o post-keynesiani in senso ampio, e poi ci focalizzeremo su alcune caratteristiche proprie dei post-keynesiani in senso stretto, ossia di quel gruppo di economisti che rifiuta sia il modello di equilibrio economico generale, sia, diciamo così, le implicazioni libero scambiste che ne seguono. Proprio sul piano della teoria positiva, diciamo, oltre al favore o sfavore per modelli di equilibrio economico generale, gli economisti eterodossi si distinguono dagli economisti ortodossi anche su altri piani. Il primo piano attiene alla filosofia della scienza, o meglio ancora all'ontologia della scienza economica. Il secondo piano attiene alla razionalità degli agenti utilizzati nei propri modelli. Il terzo piano attiene al metodo, o meglio, di nuovo, anche qui torna l'ontologia, cioè, diciamo così, l'idea di come gli enti debbano essere studiati ed organizzati quando si fa scienza economica. Ed infine, almeno sul piano della teoria positiva, l'oggetto è un altro elemento che distingue in modo netto gli economisti ortodossi da quelli eterodossi. E infine dirò anche qualche parola sulle politiche economiche. Prima di farlo, però, se mi concedete un secondo, chiudo la porta perché c'è mia figlia che ha 5 anni e sta giocando e temo che si possa sentire in sottofondo, quindi provo a chiudere la porta, datemi solo un secondo, arrivo subito. Vai pure. Eccomi qui, non sono scappato. Come sapete, il lockdown ovviamente ci costringe a stare con i figli, che è una bella cosa, però anche in momenti in cui una persona avrebbe bisogno, diciamo, di maggiore tranquillità. Comunque adesso c'è. Quindi vediamoli questi requisiti uno per uno. Allora, il primo elemento, diciamo, di distinzione tra ortodossi ed eterodossi attiene alla filosofia della scienza, o meglio ancora al modo di fare scienza. Forse voi saprete che nel 1953 Milton Friedman, che poi è il padre diciamo, della scuola nota come monetarismo, scrisse un saggio molto interessante che fece molto parlare, discutere, fu anche molto criticato. Quel saggio si chiamava Metodologia della scienza economica positiva, credo si traduca in italiano. Ed era un saggio in cui Friedman diciamo, metteva nero su bianco diciamo, il tipo di approccio seguito dagli economisti quando costruiscono i propri modelli. E in particolare, diciamo, seguiva un approccio che in filosofia chiamerebbero strumentalista. Cioè Friedman diceva, quando si costruisce un modello, o in generale quando si fa teoria economica, il realismo
o meglio la realisticità, o se volete veridicità o verosimiglianza delle ipotesi che si utilizzano, non è davvero un elemento importante. Anzi, continua Friedman, sostanzialmente si tratta di un elemento rilevante. Ciò che conta in un modello è esclusivamente il suo potere predittivo ed è sulla base del suo potere predittivo che dovremmo giudicare quel modello. Un esempio, che si può fare, non ricordo se Friedman lo fece davvero nel suo libro, ma insomma che viene subito alla mente quando si pensa ad un approccio di questo tipo è, pensate alla legge di caduta di un corpo, di un grave. Che viene ottenuta in condizioni di vuoto, cioè di assenza di attrito. Ecco, quella legge, nonostante sia ottenuta al prezzo di una, diciamo, ipotesi non realistica, che è quella della mancanza di attrito, è utile per analizzare il mondo in cui viviamo, anche in circostanze in cui, naturalmente, non vi sia una situazione di vuoto e quindi vi siano degli attriti, vi sia dell'aria, così via. Ecco, Friedman direbbe, ecco, vedete, il fatto che quella ipotesi su cui si basava la formula, dunque quel modello, non fosse un'ipotesi realistica, non ha inficiato il modello in termini di capacità predittiva del modello. Ecco, gli eterodossi, gli economisti eterodossi tutti, persino gli austriaci direi, si oppongono con forza ad un approccio, di questo tipo. Per gli economisti post-keynesiani in particolare, ma questo vale anche per gli economisti marxisti e suppongo anche per gli economisti evoluzionisti, le ipotesi devono essere realistiche. E la ragione per cui le ipotesi devono essere realistiche è che il modello deve essere in grado di spiegare i fenomeni, ossia deve essere in grado di individuare i nessi di causalità o di causazione, che legano le variabili del modello. Se le ipotesi non sono realistiche, la possibilità di individuare questi nessi naturalmente viene meno. E in particolare gli economisti eterodossi ritengono che nel compiere questa operazione, l'economista, in generale lo scienziato sociale, debba cercare di andare oltre o al di sotto, se preferite, della superficie, individuando i nessi profondi e quindi i rapporti di causalità profondi che guidano il modello. Se le cose stanno così, benché i modelli possano e debbano essere astratti, le ipotesi su cui si basano devono essere ipotesi realistiche, perché diversamente non saremmo in grado di ricostruire i nessi di causalità. Strettamente legato a questo, c'è un secondo piano, su cui, diciamo, gli economisti eterodossi si dividono, e criticano l'approccio dominante. Voi saprete che a partire dagli anni 70, con la rivoluzione compiuta da Lucas, che diciamo, portò sia alla microfondazione neoclassica dei modelli, sia alla particolare modellizzazione della razionalità all'interno di quei modelli, nei modelli dominanti si assume solitamente, si ipotizza solitamente, che le aspettative degli agenti economici siano di tipo razionale. Questo significa che le aspettative degli agenti, sono corrette o sono corrette almeno in media. Questo non significa che gli agenti economici non possano commettere errori, possono commettere errori, ma questi errori hanno natura, cioè, diremmo così, stocastica o natura, se volete, casuale. Non hanno invece natura sistematica. Questo perché viene assunto, o meglio, viene ipotizzato, che gli agenti conoscano il modello, che guida le relazioni economiche. E che dispongano di tutta l'informazione di cui c'è bisogno, per esempio di tutta l'informazione di cui hanno bisogno rispetto ai mercati, delle merci e dei servizi che si scambiano, oggi ed in futuro. Naturalmente questo richiede anche che i mercati siano completi, ma l'ipotesi di fondo qui è che la gente conosca il modello che regola l'economia, il modello corretto dell'economia, e questo modello naturalmente è il modello di Lucas. Naturalmente, non fosse altro che per quest'ultima battuta che ho appena fatto, gli economisti eterodossi non ci stanno. Gli economisti eterodossi fanno notare che nel mondo reale, gli agenti economici, siano essi famiglie, individui, classi sociali, gruppi, non si affidano affatto, non si comportano affatto come se stessero massimizzando o minimizzando
una funzione di utilità o di perdita o di profitto dietro alcuni vincoli. Al contrario, siccome il mondo in cui viviamo è un mondo molto complesso ed incerto, quello che facciamo quotidianamente è affidarci a routine, usi, convenzioni, a regole molto semplici, quelle che gli anglosassoni chiamano rules of thumb, cioè regole del pollice. Perché fanno così? Perché facciamo così? Beh, facciamo così perché è molto difficile ogni giorno calcolare qual è l'abbigliamento ottimale sulla base delle informazioni di cui disponiamo. E come vedete, la figura che ho riportato per Steve Jobs, molti di noi, diciamo, non, quando è ora di vestirsi la mattina, diciamo così, scelgono semplicemente l'abbigliamento che avevano scelto nei giorni precedenti. Perché? Perché questa è una scelta facile che ci facilita la vita, non è il frutto di alcuna massimizzazione o di alcuna ottimizzazione o di alcun vincolo esterno, semplicemente la maggior parte delle decisioni che noi prendiamo sono decisioni dettate da convenzioni o da regole che si sono sedimentate nel corso del tempo. Naturalmente queste prime due differenze portano ad una terza differenza, riguarda il metodo, meglio ancora, di nuovo qui siamo ad un livello ontologico prima ancora che metodologico, cioè uno dei capisaldi dell'approccio economico dominante, ortodosso, e anche di quello austriaco in realtà in questo caso, e neo-austriaco, è il cosiddetto individualismo metodologico. L'individualismo metodologico è una, diciamo, definizione difficile per indicare in realtà una cosa, un'idea molto semplice. È l'idea che tutte le affermazioni, le proposizioni, i postulati, gli enunciati, le regole, le conclusioni che noi deriviamo per un aggregato sociale devono sempre, possono e devono sempre, notate che devono è ancora più importante di possono in questo caso, devono essere sempre ridotte al problema di un agente rappresentativo posto di fronte ad un problema di massimizzazione o minimizzazione vincolata. Cioè ogni affermazione che riguardi una variabile, diciamo, macroeconomica deve essere sempre ricondotta ad un problema individuale di massimizzazione e minimizzazione vincolata. Vi faccio un esempio molto semplice. Se voi prendete un modello di SGI, un modello di SGI è composto da tre equazioni fondamentali. La prima è una specie di curva IS, la seconda è una sorta di curva di Phillips, e la terza è una regola del banchiere centrale. Bene, queste tre macro equazioni o equazioni ridotte in realtà sono derivate rispettivamente dalla soluzione del problema di un consumatore che massimizza la propria funzione di utilità nel corso del tempo dato un vincolo di bilancio. La seconda equazione, la curva di Phillips, è invece ottenuta massimizzando il profitto di un'impresa rappresentativa dietro un vincolo tecnico, per esempio un vincolo di prezzi di listino che non possono essere modificati. E infine la terza equazione, cioè la regola del banchiere centrale, viene ottenuta assumendo che il banchiere centrale minimizzi una funzione obiettivo in cui l'argomento principale è lo scostamento dell'inflazione dal suo livello desiderato obiettivo e in cui il vincolo di bilancio è dato dalla forma della curva di Phillips. Quindi tutte le grandezze macroeconomiche, tutte le, diciamo, gli enunciati che noi riferiamo ad aggregati, possono e debbono essere ricondotti ad un agente rappresentativo che sta minimizzando o massimizzando qualcosa. Ora, per, diciamo, gli economisti eterodossi tutti, questo approccio è inaccettabile. L'idea è che le nostre società siano società complesse, in cui vi è una pluralità di agenti economici, individui, classi, gruppi che interagiscono, che entrano in rapporto di interazione, dunque non ha senso parlare di agente rappresentativo, e questa interazione tra gli agenti, non solo l'eterogeneità, ma ancor più l'interazione tra gli agenti, fa sì che il sistema abbia un comportamento emergente suo proprio. Questo significa che quando noi, diciamo così, analizziamo, per esempio, se noi vogliamo fare un modello macroeconomico, abbiamo due strade. La prima è quella di analizzare il comportamento del sistema in quanto tale.
cioè fare tipicamente un'analisi macroeconomica in cui io analizzo le grandezze macroeconomiche. La seconda, che è una strada che è stata seguita, diciamo, negli ultimi 2 decenni in particolare, e che è quella di cui vi ha accennato il professor Dosi, di cui parlerete ancora alla fine di questo ciclo di seminari, è quella naturalmente di introdurre delle microfondazioni nel modello, ma che siano microfondazioni basate sull'interazione tra agenti che seguono regole semplici di comportamento. Quindi sono aperte queste due possibilità. Storicamente, i post-keynesiani, vi posso anticipare questo, sono sempre stati più vicini all'idea di un'analisi del sistema in quanto sistema. Oggi sono certamente più aperti anche alla possibilità di introdurre microfondazioni. Naturalmente, nella misura in cui si fa questo, cioè nella misura in cui si accetta l'idea che il sistema abbia un comportamento che non è una banale rappresentazione in chiave macro del comportamento di un agente rappresentativo massimizzante, allora questo apre la strada ad una serie piuttosto abbondante di paradossi e di fallacie della composizione. Il più noto probabilmente nella storia della macroeconomia è quello che introdusse Keynes ancora negli anni 30, spiegando che mentre per il singolo individuo la decisione di risparmiare di più è necessariamente una decisione che diciamo, lo porta lui o lei e la propria famiglia, diciamo, a godere in futuro di maggiore ricchezza, se tutti gli agenti del sistema decidono di risparmiare contemporaneamente, questo porta ad un collasso dei consumi, che trascina con sé gli investimenti, la produzione aggregata, i redditi e dunque infine il risparmio aggregato. Dunque la decisione individuale di risparmiare di più può avere come conseguenza a livello macroeconomico una caduta del risparmio aggregato. E diciamo nella storia della teoria, soprattutto di quella post-keynesiana, ma anche degli altri approcci eterodossi, diciamo, sono stati individuati molti di questi paradossi. Uno dei più controversi, per esempio, è il paradosso dei costi. È l'idea che maggiori salari reali conducano attraverso diciamo, un incentivo agli investimenti ad un maggiore saggio del profitto, quindi un'idea molto, diciamo così, controintuitiva. È un'idea peraltro non accettata da tutta la comunità degli studiosi post-keynesiani, ma è solo un altro modo per dirvi che appunto una volta che si accetti il fatto che il sistema possa avere un comportamento che è diverso da quello dei singoli agenti che lo compongono, ecco che questo apre la strada a un'infinità di paradossi e dunque i risultati della macroeconomia diventano, in alcuni casi almeno, controintuitivi. Vi è una divergenza forte tra gli approcci. Siamo tornati? Sì, scusate, era andata via la linea per un secondo. Vai. Dicevo, l'ultimo punto di teoria positiva su cui c'è una guerra forte tra economisti, diciamo, ortodossi ed economisti eterodossi è l'oggetto. Qual è l'oggetto della scienza economica? In altre parole, qual è lo statuto epistemologico della scienza economica? Noi sappiamo che per Lyon Robbins, famoso economista della London School of Economics, lo scopo precipuo della scienza economica è quello di studiare l'allocazione di risorse scarse tra usi alternativi e in competizione. Quindi questo è ciò che fa la scienza economica e il principale risultato della scienza economica è la dimostrazione che le forze della concorrenza, se lasciate libere di operare, sono in grado sempre di allocare le risorse del sistema nel modo più efficiente possibile. Questo è uno dei grandi risultati, diciamo, dell'economia del benessere, che poi è una branca dell'economia pubblica. In questo contesto, i prezzi dei beni e dei servizi sono indici di scarsità e sono esattamente quei segnali che consentono agli agenti economici di orientarsi sul mercato. Questa è una delle ragioni per cui lo Stato o la Banca Centrale dovrebbero guardarsi bene dall'intervenire o quantomeno dall'intervenire in modo eccessivo, perché se intervengono finiscono per disturbare i segnali di mercato e quindi allontanare l'aggiustamento del sistema al suo equilibrio ottimale. Naturalmente gli economisti eterodossi, sulla base di quello che abbiamo detto in precedenza, rifiutano questa analisi. Per gli economisti eterodossi, sulla scia, direi, di David Ricardo, economista britannico vissuto nel XIX secolo,
i prezzi riflettono, come direbbe Riccardo, la difficoltà del produrre, cioè i prezzi riflettono i costi di produzione, meglio di riproduzione delle merci. E questo significa che non c'è alcun segnale, non c'è alcuna forza spontanea del mercato che tenda a che sospinga l'economia verso un equilibrio socialmente ottimale nel medio-lungo periodo. Al contrario, il sistema può mantenersi per un periodo di tempo relativamente prolungato in una condizione di non pieno impiego della forza lavoro e persino di spreco contemporaneamente di altre risorse. Non c'è nessuna garanzia per gli economisti eterodossi, siano essi post-keynesiani o istituzionalisti o marxisti o evoluzionisti, che il sistema possieda, diciamo, sia un sistema omeostatico, che possieda delle forze spontanee che sospingono verso l'equilibrio. Ora capite che se queste sono le differenze principali in termini di teoria positiva, cioè di come gli economisti interpretano diversamente il mondo, bene, anche le ricette sul come cambiare il mondo saranno diverse. Naturalmente io sospetto che spesso il rapporto tra questi due piani, quello positivo e normativo, dovrebbe essere rovesciato. È piuttosto il modo in cui lo vogliono cambiare, che non voglio dire determina, ma influenza il modo in cui lo interpretano. Ma insomma, quello che è certo è che gli economisti che accettano l'idea che il mercato e l'economia possiedano da sé delle forze spontanee che spingono verso un equilibrio socialmente ottimale, naturalmente saranno meno propensi ad avallare interventi pubblici discrezionali. E per contro gli economisti eterodossi, cioè coloro i quali non credano che queste forze esistano o che credano che anche nel caso in cui esistessero sarebbero comunque molto blande, sono naturalmente più propensi a invocare un intervento dello Stato, nella forma di un intervento pubblico, della banca centrale, del governo, persino forme di pianificazione. Notate che Hyman Minsky, che è stato uno dei grandi economisti post-keynesiani, sia pure con elementi ibridi nella propria formazione, sia di tipo neoclassico che di tipo marxista, soleva dire che il problema non è tanto che l'economia non abbia in sé delle forze che la possono sospingere verso, diciamo, una condizione migliore, se non un equilibrio ottimale. Il problema, diceva Minsky, è che la strada per la ripresa può passare per l'inferno. Che è poi la posizione che grosso modo aveva Marx, esprimeva Marx negli schemi di riproduzione. Ecco, fino ad ora, diciamo, tutto quello che vi ho detto può essere applicato grosso modo a tutte le scuole di pensiero economico critico, tutte le scuole eterodosse, se escludiamo appunto la scuola austriaca, in particolare i nuovi e neo-austriaci. Tuttavia, come dire, ci sono alcune caratteristiche che gli approcci post-keynesiani hanno e su cui conviene ora soffermarci e che li distinguono da altri approcci alla teoria economica. In prima approssimazione possiamo definire economisti post-keynesiani un sottogruppo degli economisti eterodossi o post-keynesiani in senso lato. Io, per esempio, sono un post-keynesiano in senso lato, perché io pesco, diciamo, strumenti teorici da diverse gruppi e scuole di pensiero, mentre i post-keynesiani, diciamo, sono un sottogruppo dell'insieme degli economisti critici. E peraltro anche all'interno di questo sottogruppo c'è stata un'evoluzione chiara nel tempo. Per esempio negli anni 30 e 40 gli economisti post-keynesiani si occupavano prevalentemente di occupazione, quello era il grande tema del tempo, no? La grande disoccupazione creata dalla grande depressione e dalle politiche, diciamo, austeritarie degli anni 30. Negli anni 50 questi economisti poi si sono spostati, hanno continuato a sviluppare la teoria di Keynes cercando di estenderla, diciamo, al medio periodo, e da lì sono nate le teorie della distribuzione della crescita con Kaldor, John Robinson, lo stesso Pasinetti ha dato dei contributi importanti alla fine degli anni 50. E poi ancora negli anni 60, diciamo, l'oggetto più della contesa, che divenne un oggetto di contesa tra le scuole ortodosse ed eterodosse, fu la controversia sul capitale, che di nuovo vide alcuni economisti italiani come Legnani, come lo stesso Pasinetti,
combattere quella battaglia che fu vinta, anche se forse al prezzo di perdere la guerra. E poi, diciamo, negli anni 70 avviene un po' l'istituzionalizzazione di queste scuole post-keynesiane, nasce il Journal Post-Keynesian Economics, a identificarsi come tali, cioè a chiamarsi post-keynesiani. Ed è questo per alcuni, diciamo, il momento che segna la nascita della scuola post-keynesiana intesa in senso stretto. Una scuola che negli anni 80 si occupa di nuovo di modelli di distribuzione di crescita, con delle modifiche, delle innovazioni importanti rispetto a quelle sviluppate da Robinson e Kaldor. Un altro tema che viene, diciamo, che viene messo al centro dell'attenzione negli anni 80 è l'ipotesi di instabilità finanziaria di Minsky. Viene ripresa un'analisi della moneta, in particolare delle teorie della moneta endogena, e poi si arriva fino ai giorni nostri con un'enfasi che si sposta prima sui modelli empirici e poi sempre più su modelli dinamici cosiddetti stock flow consistent. Quindi anche i temi oggetto, diciamo, dell'analisi di questa scuola sono cambiati nel tempo. Comunque, detto questo, possiamo provare a vedere quali sono, diciamo, gli elementi che distinguono la scuola post-keynesiana dalle altre. E in questa slide, che, diciamo, in cui vi ho riportato una sorta di albero genealogico degli autori post-keynesiani e delle scuole affini, potete vedere in viola le due scuole che secondo me possono essere chiamate post-keynesiane, cioè i keynesiani di Cambridge e i post-keynesiani americani, più le scuole kaleschiane. E in rosso trovate una serie di scuole affini che includono, per esempio, la Modern Money Theory, di cui tanto si discute oggi, gli sraffiani, i marxisti, gli approcci stock flow consistent, e in giallo, infine, ho messo altre scuole che hanno intrattenuto una qualche sorta di rapporto con gli economisti post-keynesiani in senso stretto. Prima di, diciamo, di immergermi nell'ultima parte, diciamo, del mio intervento, che è appunto dedicata ai requisiti post-keynesiani o presupposti post-keynesiani in senso stretto, devo fare una precisazione. Io mi occuperò, diciamo, d'ora in poi prevalentemente di aspetti macroeconomici, trascurando un po' gli aspetti microeconomici. In realtà, benché l'analisi degli aspetti macroeconomici e mesoeconomici sia stata prevalente nel corso di questi anni di sviluppo delle teorie post-keynesiane, non manca una teoria micro, solo che, come potete vedere da questo grafico che vi mostra il raggruppamento degli economisti, diciamo, presenti su Twitter e che hanno contemporaneamente anche un profilo su Repec, benché si faccia un gran parlare di microfondazioni, i macroeconomisti che vedete in blu rimangono una scuola ancora relativamente, rimangono, scusate, un sottogruppo, un raggruppamento ancora relativamente distaccato e a parte rispetto diciamo, alle altre aree di ricerca in economia. Per cui il mio consiglio sarebbe, se volete affrontare davvero bene il tema diciamo, della microeconomia eterodossa, a questa conviene dedicare una puntata a parte, perché oggigiorno i due fronti della ricerca rimangono quantomeno ancora separati. Ok, allora, quali sono i presupposti dei post-keynesiani che io ho chiamato con le maiuscole per distinguerli da quelli con la minuscola come me? Beh, alcuni presupposti sono condivisi con i loro cugini. Per esempio, il realismo, l'idea che le ipotesi debbano essere realistiche, che i modelli possano essere astratti, ma che debbano spiegare i fenomeni, è un presupposto condiviso, così come l'idea che il sistema abbia un proprio comportamento emergente, così come l'idea che il tipo di razionalità a cui gli economisti debbano ispirarsi quando diciamo, modellano il comportamento degli agenti sia una razionalità procedurale o, se preferite, ragionevole, cioè l'idea che gli agenti seguano regole di comportamento semplici. Ci sono però degli altri requisiti che sono propri della scuola post-keynesiana e che sono condivisi solo in parte dalle altre scuole. E il primo è l'idea che le economie capitalistiche siano sistemi monetari di produzione. O, per dirla con una battuta, le economie capitalistiche non sono tanto sistemi di produzione di merci a mezzo di merci,
sono sistemi di produzione di più moneta a mezzo di moneta. Questo nel senso che la moneta conta, non è un banale lubrificante degli scambi, come avviene nei modelli di equilibrio economico generale. La moneta, per contro, è anzitutto riserva di liquidità, tema su cui si sono concentrati molto gli economisti keynesiani negli anni 30 e fino almeno agli anni 70. E poi, in secondo luogo, la moneta è la forma di finanziamento bancario, è lo strumento che consente di avviare il processo di produzione. Senza questo strumento le imprese non potrebbero avviare la produzione e dunque, diciamo, i rapporti di produzione e di scambio capitalistici non potrebbero aver luogo. Questo spiega anche che la moneta, per i post-keynesiani, non è tanto e solo uno stock di liquidità, è anche uno stock di liquidità, ma certo non è uno stock esogeno, come ipotizzato per esempio nel modello ISLM e come ipotizzato ancora oggi in molti modelli che si basano sulla teoria dei fondi prestabili. Al contrario, la moneta è anzitutto un flusso endogeno che entra nel sistema attraverso la domanda di finanziamento delle imprese e ad un minor livello di astrazione delle famiglie. Chiedono finanziamento al sistema bancario, il sistema bancario valutata la solvibilità e soprattutto la profittabilità dell'operazione, decide su questa base di concedere dei prestiti alle imprese e alle famiglie e poi nella misura in cui ha bisogno di riserve o di cash, di base monetaria diciamo, far fronte a requisiti di riserva o semplicemente per scopi precauzionali, utilizza il mercato interbancario e se questo non basta la banca centrale, la quale non può far altro che prestargliele perché diversamente dovrebbe accettare diciamo così, di correre il rischio di fallimenti a catena sul mercato bancario. Dunque ciò che traina anche la creazione di base monetaria per gli economisti post-keynesiani è la domanda di finanziamento da parte delle imprese e delle famiglie. E a proposito di domanda, per i post-keynesiani un altro elemento chiave dei modelli e della teoria è che non soltanto non vale la legge di Say, secondo cui l'offerta creerebbe la propria domanda, ma vale semmai il contrario. Cioè sono sempre le decisioni di spesa degli agenti economici che vincolano l'offerta di prodotti e dunque i livelli di produzione. Non è l'offerta che crea la domanda, è la domanda che vincola la produzione. Si può produrre solo nella misura in cui vi sia, si produce, le imprese decidono di produrre solo nella misura in cui vi sia domanda pagante per quei prodotti. Questo porta ad un altro principio cardine dei modelli post-keynesiani e della teoria post-keynesiana, che è la priorità degli investimenti sui risparmi. Non sono i risparmi che rendono possibili gli investimenti, al contrario sono le decisioni autonome di investimento o non autonome di investimento delle imprese, ma diciamo comunque indipendenti, l'investimento delle imprese che generano attraverso il meccanismo del moltiplicatore i livelli di reddito di equilibrio dell'economia e attraverso queste generano un flusso di risparmi esattamente pari all'investimento iniziale. Questa idea va di pari passo con l'altra priorità, che è quella accordata ai prestiti. Di nuovo, in un sistema bancario evoluto, in un'economia finanziariamente sofisticata, non sono i depositi che le banche raccolgono che rendono possibili i prestiti, come se le banche fossero guardarobieri che prestano fuori o che danno fuori solo ciò che hanno preso. Al contrario, sono le decisioni di finanziamento delle banche e dunque la creazione di prestiti che genera i depositi bancari. E questo è un altro modo di esprimere l'idea, diciamo, la concezione endogena della moneta, che peraltro è uno dei pochi fronti su cui, devo dire, le teorie post-keynesiane stanno vincendo la guerra. Se voi vi leggete i documenti recenti rilasciati, per esempio, dalla Banca d'Inghilterra, ma anche da altri istituti bancari, o da economisti di spicco, anche del mainstream in economia monetaria, come Goddard, troverete posizioni che sono ormai molto in linea con quelle espresse storicamente dai post-keynesiani. Se tutto questo è vero, allora bisogna accettare anche l'idea che il sistema possa presentare non un equilibrio ottimale verso il quale tende, ma una pluralità
di equilibri a cui può tendere nel lungo periodo, a seconda delle condizioni che si creano. E in particolare il sistema è caratterizzato da isteresi e da quella che i britannici chiamano path dependency, che vuol dire semplicemente che la posizione di equilibrio di oggi del sistema dipende dalle posizioni assunte ieri, o se volete, la mia occupazione di oggi di docente universitario dipende, ahimè, dal fatto di docente in economia e di economista, dipende, ahimè, dal fatto di aver deciso qualche anno fa di studiare economia invece di dedicarmi alla musica o al calcio, cosa che avrei fatto meglio a fare. Non posso più tornare indietro. Alla mia età non posso più decidere di diventare un calciatore o di diventare una rockstar. Forse una rockstar, guardando chi c'è in giro, ancora ci riesco. Certo, un calciatore faccio fatica. E questa è l'idea. L'idea è che i sistemi economici non siano come dei pendoli che si muovono e tornano sempre alla posizione di equilibrio. Sistemi economici sono sistemi in cui il peso delle scelte passate ricade sul futuro, sul presente e sul futuro. E quindi non c'è alcuna tendenza del sistema a tornare a una posizione di equilibrio, o quantomeno le nuove posizioni di equilibrio dipendono dalle posizioni passate. È strettamente legata con questa idea, c'è un'altra categoria chiave, almeno per la maggior parte dei post-keynesiani, anche se non tutti la amano, che è quella di incertezza radicale. Ora sapete che quando voi tirate dei dadi, per esempio se tirate un dado, sapete esattamente che se scommettete su una faccia di un dado avete un sesto di probabilità di farcela. Quindi conoscete esattamente gli eventi, che sono 6 possibili numeri, e conoscete esattamente la probabilità di vincere la vostra scommessa. Ora però, quando per esempio un'impresa decide di realizzare un investimento, l'impresa non conosce né l'insieme degli eventi possibili né le probabilità che possono essere associate a ciascun evento. Quindi la decisione, le decisioni economiche in generale, le relazioni sociali in generale, sono difficilmente riducibili a calcolo probabilistico, perché prevale un elemento di incertezza forte. Da questa incertezza alcuni autori post-keynesiani hanno fatto derivare anche un certo scetticismo nei confronti della possibilità di modellare le relazioni economiche. Questo però divide la comunità keynesiana. Io credo che sia un'interpretazione legittima, ma forzata, del concetto di incertezza in Keynes, perché secondo me il punto è che, al contrario, proprio il fatto di vivere in un mondo incerto e complesso fa sì che gli agenti economici, salvo in periodi particolari, si debbano affidare a routine e comportamenti standardizzati che paradossalmente rendono il mondo in cui viviamo molto più stabile di quanto non sarebbe diversamente. Il mio barista non continua a cambiare il prezzo della mia pinta di birra, visto che sono in, vi parlo della Gran Bretagna, a seconda delle nuove informazioni che ha su di me ogni minuto. Perché? Perché c'è incertezza, quindi intanto di queste informazioni non dispone, e poi, diciamo, non sarebbe comunque una scelta ragionevole per lui. Tiene un prezzo e lo tiene per tutta la serata almeno. Quindi il fatto in realtà di vivere in un mondo molto incerto fa sì che i comportamenti siano molto più stabili e molto più prevedibili di quanto non sarebbero diversamente. In altre parole, paradossalmente, se possiamo tentare di fare qualche modello, è proprio per via del fatto che viviamo in un mondo incerto, difficilmente sarebbe molto difficile. Infine, e su questo invece concordano tutti gli autori post-keynesiani, e devo dire anche gli autori non post-keynesiani, c'è il rifiuto dell'idea tipicamente neoclassico-marginalista, ma che trovate ancora nei modelli dominanti, secondo cui la distribuzione del reddito sarebbe guidata dalle produttività marginali dei fattori. E cioè il salario reale è determinato dalla produttività marginale del lavoro e, diciamo così, il tasso di profitto o di interesse, a seconda di come lo volete chiamare, è legato, sarebbe legato alla produttività marginale del capitale. Questa idea è completamente rifiutata, sia perché viene criticata la funzione di produzione neoclassica utilizzata per ottenere questi risultati, sia perché si ritiene che nel mondo reale la distribuzione sia affidata a, diciamo, fattori di tipo politico, sociale, istituzionale, a rapporti di forza.
non certo invece a fattori naturali o di natura esclusivamente tecnologica. Ora, se ho ancora qualche minuto, ce l'ho qualche minuto? Sì, a voglia, prego. Vorrei fare una cosa, che quando si parla di diverse scuole di pensiero, e no, naturalmente si contrappongono le scuole di pensiero critiche a quelle o quelle ortodosse, la tentazione è sempre quella di parlare molto, sottolineare molto le differenze, sottolineare, come dire, gli elementi più illogici o controintuitivi o che fanno arrabbiare della teoria dominante, mostrare come invece la propria posizione è assai più ragionevole, però in qualche modo ci si dimentica di mostrare l'oggetto della contesa. Allora, quello che vorrei fare io con voi adesso è mostrarvi come funziona un modello, diciamo il più semplice modello post-keynesiano che voi possiate immaginare, per farvi vedere come funziona e quali implicazioni derivano dall'utilizzo di un modello di questo tipo. E naturalmente, quando si parla di modelli post-keynesiani, il primo pilastro su cui si deve cercare di fondare un modello, per quanto semplificato, è l'idea che la domanda di beni e di servizi svolga un ruolo centrale e che in particolare la domanda di beni e di servizi vincoli le possibilità di produzione. Come la bambina di questa fotografia sa bene, se non ci sono clienti è dura produrre. Dunque, se vogliamo, diciamo così, costruire un modellino super semplificato, ma ispirato alle idee, ai presupposti post-keynesiani, dobbiamo partire dalla domanda. Possiamo prendere un'economia aperta allo scambio con l'estero e per semplicità possiamo includere il settore pubblico. Così facciamo contenti, diciamo così, i padri costituenti dell'Unione Europea. Cioè, facciamo in modo che non ci sia spesa pubblica, ok? In questo caso la domanda, dunque la domanda del sistema, la domanda aggregata, sarà, chiamiamo Z, sarà composta dai consumi, diciamo così, che provengono prevalentemente dalle famiglie, diciamo dal settore privato, in particolare dalle famiglie, dagli investimenti, che sono la spesa tipica delle imprese, e più dalle esportazioni nette. Che cosa sono le esportazioni nette? Beh, sono le esportazioni di prodotti verso l'estero meno ciò che importiamo dall'estero. A questo punto possiamo fare un'ipotesi semplificatrice, un po' forte, ma che in realtà non cambia i risultati del modello e che non è necessaria, ma che serve a rendere le cose un po' più semplici e più chiare. E possiamo assumere che le imprese producano, per così dire, just in time. Cioè le imprese adeguano istantaneamente la produzione alla domanda proveniente dal settore privato. Okay? Quindi possiamo scrivere Y, cioè l'output, o se volete il prodotto nazionale della nostra economia, si adegua istantaneamente alla domanda, e dunque questo prodotto nazionale sarà uguale ai consumi, agli investimenti, più le esportazioni nette. A questo punto, se vogliamo completare il modello, dobbiamo fare una cosa sola, che è quella di, diciamo così, definire queste tre componenti della domanda, che poi sono le tre componenti che definiscono l'output del modello. Cioè dobbiamo definire i consumi, dobbiamo definire gli investimenti e dobbiamo definire le esportazioni, e dobbiamo farlo naturalmente sulla base di principi post-keynesiani. Per prima cosa possiamo definire i consumi. Da che cosa dipende il consumo? Beh, la più semplice funzione di consumo a cui possiamo pensare è una funzione di consumo, chiamiamo consumo C, che dipende da una componente autonoma, che chiameremo C0, più una componente che dipende dal reddito degli agenti economici che popolano la nostra economia. E naturalmente questo reddito corrisponde al prodotto nazionale. Ok? Quindi la più semplice funzione di consumo a cui possiamo pensare è una funzione di consumo in cui c'è una componente autonoma che non dipende dal reddito. Pensate per esempio a quella parte del consumo che dipende dalla ricchezza o che dipende per esempio dalla possibilità di prendere a prestito. E poi c'è una componente, una seconda componente dei consumi che invece dipende dal reddito.
Per rendere il modello dinamico, ipotizziamo che dipenda dal reddito del periodo precedente, cioè noi consumiamo oggi sulla base di quello che abbiamo guadagnato ieri. Quel C1 si chiama solitamente propensione marginale al consumo sul reddito. Ora, definiti i consumi in questo modo, e dove naturalmente C0 e C1 sono due grandezze positive, e C1, naturalmente, che è la propensione marginale al consumo, è una percentuale che varia tra 0 e 1, tra 0 e il 100%. Solitamente si ipotizza che i consumi siano nell'ordine dell'80% del reddito, del vostro reddito, o almeno questa è l'ipotesi che io farò più avanti. Dobbiamo ora definire gli investimenti. Da che cosa dipendono gli investimenti? Perché gli investimenti, l'abbiamo detto, questi sono la grandezza chiave per i modelli post-keynesiani. Bene, l'ipotesi che quasi tutti i post-keynesiani fanno in un modo o nell'altro, in forme diverse, è che la decisione delle imprese di investire dipende in ultima istanza dal grado di utilizzo degli impianti. Le imprese hanno degli impianti che utilizzano per produrre delle merci, hanno, diciamo, un livello obiettivo di utilizzo di questi impianti, tutte le volte che stanno sovrautilizzando gli impianti decideranno di investire, ossia di comprare un nuovo macchinario o in ogni caso di allargare la linea di produzione. Ok? Quindi questa è l'ipotesi che facciamo. L'ipotesi che facciamo è che le imprese cerchino di mantenere una certa capacità, quella che gli anglosassoni chiamano buffer stock, una certa capacità eccedente che serve, tra le altre cose, a far fronte ad aumenti imprevisti della domanda. Quindi voi avete un impianto, o due impianti, o tre impianti, e li volete utilizzare all'80%, non li volete utilizzare al 100%, perché vi serve quel 20% di capacità in eccesso per far fronte ad eventuali variazioni della domanda. Questo stesso concetto può essere espresso dicendo che le imprese hanno o stabiliscono un rapporto, o meglio, un rapporto ottimale tra lo stock di capitale, per esempio il numero di macchinari di cui hanno bisogno, e la domanda attesa, dunque tra il numero di macchinari di cui hanno bisogno e l'output atteso. Esiste, in altre parole, uno stock di capitale, o se preferite una quantità di macchinari, ottimale per produrre quella quantità che si suppone essere la quantità attesa dal mercato. Se accettiamo questa ipotesi, possiamo definire questo stock obiettivo di capitale, cioè questo numero di macchinari obiettivo da parte delle imprese, come una certa, diciamo, un certo parametro K greco piccolo che moltiplica la domanda attesa. Supponiamo che la domanda attesa per le imprese sia la domanda del periodo precedente, in linea con quanto è stato prodotto nel periodo precedente. Se è così, notate che questa è la parte più difficile del modello, ma è una parte cruciale, se è così, la funzione di investimento delle imprese, che chiamiamo I, sarà un certo parametro che chiamiamo gamma, che moltiplica lo scostamento tra lo stock di capitale obiettivo, cioè quello che le imprese desiderano avere, e lo stock di capitale che avevano accumulato nel periodo precedente. Questo vuol dire che la prima parte dell'investimento è una parte di investimento che noi facciamo per colmare il divario tra i macchinari che avevamo comperato fino a questo momento e i macchinari che ci servono sulla base della domanda attesa. E a questo, naturalmente, aggiungeremo una seconda componente di investimento, che è quel delta che moltiplica K, che è la necessità per l'impresa, naturalmente, di rimpiazzare i macchinari che si siano rotti o, in generale, i beni capitali che si siano deprezzati o che si siano, come dire, esauriti o logorati nel corso del processo produttivo. Quindi l'investimento ha due componenti. Quando le imprese investono, da un lato cercano di portare il proprio stock di capitale in linea con quello desiderato, in modo tale da avere una certa capacità in eccesso. Dall'altro, naturalmente, devono rimpiazzare i beni capitali che si sono logorati nel processo produttivo. Questo significa, naturalmente, che lo stock di capitale in ogni periodo sarà pari allo stock di macchinari che avevamo nel periodo precedente, più l'investimento, meno la parte di capitale che si è logorata nel processo produttivo. Ok? Questa equazione 5 non è nemmeno necessaria, quindi potete anche saltarla, ma è solo per descrivervi
come lo stock di capitale si muove nel tempo. Lo stock di capitale cresce tutte le volte che facciamo un investimento e si riduce tutte le volte, naturalmente, che una parte dei macchinari o dei beni capitali si logora nel processo produttivo. Per darvi, diciamo, una rappresentazione icastica di questo processo, possiamo considerare la figura che vedete come un impianto o un macchinario che le imprese stanno utilizzando e che nelle loro aspettative utilizzeranno in quel grado di utilizzo anche nel periodo corrente. Cioè, le imprese possono produrre 100, al momento stanno producendo 80 e sono contente di questo perché hanno un eccesso di capacità produttiva che corrisponde all'eccesso desiderato, che è nell'ordine del 20%. Supponiamo però ora che improvvisamente sul mercato, per una qualche ragione, i consumi crescano e che dunque queste imprese si trovino nella condizione di dover sovrautilizzare i propri impianti, i propri macchinari, dunque di utilizzarli per esempio al 95%, e in questo caso l'eccesso di capacità produttiva si riduce al 5%, dunque una soglia critica per le imprese. A questo punto, se le imprese interpretano questo cambiamento nella domanda dei propri prodotti come un cambiamento permanente, decideranno di acquistare un nuovo impianto o di allargare la linea di produzione in modo tale da ristabilire, almeno non subito, ma diciamo nel tempo, l'eccesso desiderato di capacità produttiva. Quindi capite che se questo meccanismo è in opera, tutte le volte che le imprese prevedono, si aspettano o si trovano di fronte ad un aumento dei consumi, della domanda in generale, rispondono adeguando, diciamo, i propri investimenti, dunque il proprio stock di capitale, alla domanda accresciuta o ridotta, a seconda delle condizioni del mercato. Ora, l'ultimo passaggio che dobbiamo fare per, diciamo, completare il modello è definire le esportazioni nette. Ora, qui possiamo fare un'ipotesi molto semplice. Le esportazioni non dipendono da noi, dipendono, diciamo, dal reddito dei nostri partner commerciali, quindi possiamo considerare le esportazioni X0, una sorta di costante, o meglio una sorta di variabile esogena del modello. Per contro, le importazioni dipendono dal nostro livello di reddito. Perché? Perché naturalmente tanto maggiore è il nostro livello di reddito, tanto maggiore sarà la domanda di prodotti, tanto maggiore ovviamente sarà la domanda di prodotti esteri. Per cui possiamo definire le esportazioni nette come esportazioni, diciamo, definite in modo esogeno, meno una certa percentuale del nostro reddito, dove quell'M indica la propensione marginale ad importare sul nostro reddito. Questo significa che tutte le volte che il paese cresce, o quantomeno che cresce più rapidamente dei propri vicini, ci sarà una tendenza della sua bilancia commerciale a peggiorare, perché ci sarà una tendenza delle importazioni a crescere date le esportazioni. A questo punto il modello che io vi ho proposto è completo, quindi possiamo già utilizzarlo, e ho promesso sarebbe stato un modello molto semplice. Dico completo, ma in realtà non è proprio completo, nel senso che è completo nel senso che possiamo simularlo. In realtà abbiamo trascurato alcune relazioni di stock che potrebbero inficiarne i risultati. Io ho fatto simulazioni anche con un modello completo e ho verificato che i risultati siano gli stessi. E comunque, se siete interessati a sapere perché questo modello non è completo fino in fondo e dovrebbe essere leggermente modificato, sono disponibile a spiegarvi perché e posso mandarvi i codici. Per il momento, diciamo, per tenere le cose semplici, facciamo finta che sia completo, ecco, tanto si può già utilizzare. E a questo punto possiamo porci due domande. La prima: esiste in un'economia artificiale ultra semplificata, descritta appunto sulla base di questi principi post-keynesiani, un equilibrio di lungo periodo descritto dal modello? E che tipo di equilibrio è? È un equilibrio stabile, non è stabile, un equilibrio ottimale, non ottimale, e così via? Perché vedete, uno dei grandi problemi quando si studia economia, anche nei migliori dipartimenti, la mia esperienza mi dice che i dipartimenti di economia italiani sono ottimi. Io non cambierei i dipartimenti di economia italiani con nessun dipartimento in Europa. Ok? Spesso ci si dimentica di spiegare agli studenti che equilibrio in sé non vuol dire niente.
ci sono tanti tipi diversi di equilibrio che un sistema può raggiungere. E vedete il tipo di equilibrio che implicitamente i modelli economici, quasi tutti i modelli economici, soprattutto i modelli economici, diciamo, di derivazione neoclassica, assumono, è l'equilibrio che vedete, diciamo, rappresentato, che vi ho rappresentato nel diagramma A, in cui avete una pallina che sta in una buca, e naturalmente quella pallina può perdere la propria condizione di equilibrio, cioè la propria posizione al centro della buca, temporaneamente, se subisce degli shock, ma, come dire, vi sono delle forze, che poi in questo caso è la banale forza di gravità, che spinge la pallina sempre, anche una volta che perda la propria condizione di equilibrio, verso la condizione iniziale. Questo genere di equilibri unici e stabili è esattamente il genere di equilibri che voi avete nel modello di Solow o nel modello di Ramsey o nella sua, diciamo, estensione per economie decentrate, e che poi costituisce la base, in parte forse, della Real Business Cycle School e certamente dei modelli di ESG. Ma in realtà, proprio la Real Business Cycle School, cioè la scuola dei cicli economici reali, che rifiuta in genere di distinguere tra trend e ciclo, ci dice che c'è almeno un altro modo in economia di concepire gli equilibri, che è quello che vedete rappresentato nel diagramma B, e che è l'idea che in realtà non ci sia distinzione tra equilibrio e disequilibrio, che è un'idea storicamente portata avanti dagli austriaci. Ed è un'idea forte, perché se tu accetti questa idea, accetti anche il fatto che non ci sia alcuna ragione per lo Stato di intervenire nell'economia. Se l'economia si muove sempre in condizioni di equilibrio, sulla base della risposta ottimale degli agenti e segnali di mercato, allora la miglior cosa che può fare lo Stato è non intervenire. Mentre la condizione A è una condizione pericolosa, perché se la pallina si trova lontana dal centro di gravità, si potrebbe argomentare, come in effetti fanno per esempio gli economisti nuovo keynesiani, che una piccola spinta da parte dello Stato possa essere benefica. Quindi, come vedete, c'è almeno un altro sottogruppo di, se non ortodossi, perché non sono poi ortodossi, ma sono libero scambisti, che hanno una diversa concezione dell'equilibrio, e questa a sua volta diversa dalla concezione di equilibrio che aveva Marx, per esempio, negli schemi di riproduzione, o che aveva lo stesso Keynes nel trattato, per i quali, cioè, parlo del diagramma C, certo che l'economia possiede una condizione di equilibrio in linea di massima, ma il problema è che quella condizione di equilibrio può essere raggiunta solo per caso. E notate che una volta che quella condizione di equilibrio venga persa, il sistema non è più in grado da solo di riacquisirla, che poi era il risultato originario del modello di Arrod-Domar, poi sviluppato da solo e trasformato in un modello di tipo A e non più di tipo C. Infine, ed è questa invece l'idea di equilibrio a cui fanno riferimento gli autori post-keynesiani e anche una parte dei marxisti e certamente gli evoluzionisti, si dà la possibilità di equilibri multipli. Il Keynes della teoria generale del 36 è un autore che sta, un autore blasfemo, che sta bestemmiando contro l'ortodossia dell'epoca, non perché parla di disoccupazione, ma perché parla di equilibrio di disoccupazione. La parolaccia non è, come direbbe mio maestro e amico Giorgio Cattei, non è in quel caso disoccupazione. La grande parolaccia, la grande bestemmia di Keynes era equilibrio di disoccupazione. Cioè, Keynes diceva: guardate che il sistema può rimanere intrappolato in una condizione subottimale senza nessuna tendenza del sistema alla ripresa, che è la condizione che voi avete descritta, diciamo, nel diagramma D, in cui ci sono tanti equilibri possibili, alcuni sono ottimali, altri meno, alcuni sono stabili, altri no. Quali di questi raggiungerà la vostra economia non lo sapete a priori. E questo naturalmente apre uno spazio per un intervento forte dello Stato in economia. Dunque, torniamo alla domanda: quale equilibrio nel nostro sistema? Ora, il modello che vi ho mostrato è davvero semplice. Se voi prendete le equazioni 2, 3 e 6, mi pare, e le sostituite nella 1, e risolvete per Y, cioè per l'output o prodotto nazionale, ottenete
il prodotto nazionale o output di equilibrio, che è questa grandezza che vedete rappresentata qui, ok? Questo Y star, ok? Vedete subito, per il modo in cui questa condizione di equilibrio è stata definita, questo equilibrio di stato stazionario è stato definito, che questo equilibrio di stato stazionario in realtà dipende dalla spesa autonoma per consumi, dipende dalle esportazioni, cioè da quanto riuscirete ad esportare, e poi dipende dalla propensione al consumo sul reddito, dipende ancora positivamente dalle decisioni delle imprese di investire, e infine dipende negativamente dalla propensione ad importare. Dunque, a seconda dei valori che il sistema assumerà, avremo equilibri diversi. O meglio, avremo condizioni di stato stazionario, e dunque, diciamo, equilibri di lungo periodo, di medio-lungo periodo, diversi. Naturalmente, questo modello è così semplice che può essere visto analiticamente, ma si possono anche attribuire dei valori ai coefficienti del modello. In teoria li potete pure stimare, adesso il modello è davvero troppo semplice per, diciamo, che rappresenti davvero una descrizione di come, diciamo, di un'economia realistica complessa come quella in cui viviamo, però in teoria voi vi potreste anche stimare i coefficienti dai dati. Io quello che ho fatto qui è stato semplicemente dare dei valori realistici in modo tale che il livello di equilibrio dell'output si stabilizzasse a 100. Ecco, se fate questo potete risolvere, potete poi lanciare le simulazioni, che trovate tra l'altro il codice, lo trovate sul mio sito, è un codice R molto semplice, e vedete per esempio nel primo grafico, il grafico A, la riga nera è il prodotto nazionale della nostra economia, che tende nel medio periodo a stabilizzarsi esattamente in corrispondenza dell'equilibrio di stato stazionario che abbiamo trovato in modo analitico. I consumi nel lungo periodo tendono anch'essi a mangiarsi l'intera produzione nazionale, e questo significa che gli investimenti sono interamente finanziati da risparmi esteri. Non è un caso che il nostro paese stia sperimentando un disavanzo della bilancia commerciale, a cui corrisponde naturalmente un afflusso di capitali dall'estero. Il, diciamo, motore di questo sistema è l'aggiustamento dello stock di capitale al suo livello obiettivo. Qui in questo grafico di destra, il grafico B, vedete in nero lo stock di capitale corrente, cioè quello che le imprese accumulano davvero nel tempo, e in rosso, con la linea tratteggiata, vedete qual è l'obiettivo che le imprese si danno. E come vedete, nel lungo periodo lo stock di capitale corrente si aggiusta esattamente allo stock di capitale obiettivo, cioè nel lungo periodo le imprese riescono effettivamente a mantenere uno stock di capitale che è quello ottimale rispetto alla domanda attesa. Ora, anche se questo equilibrio sembra essere un equilibrio stabile, in realtà non v'è alcuna garanzia che questa situazione raggiunta dall'economia sia una situazione di ottimale socialmente. Per esempio, non c'è alcuna garanzia che vi sia il pieno impiego della forza lavoro. Questo perché il pieno impiego della forza lavoro in un modello di questo tipo si dà solo quando quei coefficienti che avete visto hanno valori tali da far sì che i livelli di produzione siano tali da assorbire l'intera forza lavoro disponibile dato il prodotto per lavoratore. E naturalmente non c'è nessuna garanzia che questo accada. Anzi, è molto probabile che, diciamo così, i livelli di domanda autonoma, in generale le decisioni degli agenti economici in questo sistema, non siano tali da produrre una domanda così elevata da assorbire l'intera forza lavoro disponibile. Ora la domanda qui diventerà: ok, quindi stai dicendo che l'occupazione dipende in ultima istanza dalla domanda di prodotti che le imprese fronteggiano, maggiore la domanda di prodotti, maggiore sarà il numero di lavoratori di cui le imprese hanno bisogno. Quindi maggiore la domanda di prodotti, maggiore sarà la domanda di forza lavoro da parte delle imprese. Allora, che ne è del mercato del lavoro in un modello post-keynesiano? Ecco, sulla scia di Keynes, che ne parla già nella teoria generale, gli autori post-keynesiani ipotizzano, sulla base, diciamo, dell'evidenza disponibile, che i salariati preferiscano sempre lavorare al dover rimanere a casa, o come diceva John Robinson,
la sola cosa peggiore dell'essere sfruttati è non essere sfruttati affatto, intendendo con ciò che per un lavoratore una condizione di disoccupazione è persino peggiore di una condizione di sfruttamento sulla produzione. Questo significa, e diciamo, un'eccezione individuale naturalmente, ma almeno a livello di sistema, i salariati accetteranno di lavorare a qualunque salario nominale reale offerto dal sistema delle imprese. E quindi, in ultima istanza, il livello dell'occupazione sarà determinato dal livello della domanda aggregata. Notate che in questo modello, dunque, il mercato del lavoro svolge una funzione del tutto ancillare rispetto a quella del mercato dei prodotti. Il mercato dei prodotti è il mercato fondamentale. Il mercato del lavoro, grosso modo, adesso cioè io sto semplificando un po', ma grosso modo si adegua alle condizioni del mercato dei prodotti, dunque alle condizioni della domanda, che è esattamente il contrario di ciò che avviene in un modello di derivazione neoclassica, in cui sul mercato del lavoro si determina la forza lavoro di equilibrio, in cui imprese e lavoratori contrattano salario e quantità di lavoro con curve di offerta crescente e di domanda decrescente di lavoro. Al termine di questo processo di contrattazione determinano la quantità ottimale di lavoro offerta dai lavoratori e su questa base poi attraverso la funzione di produzione determinate l'output. E la domanda può solo determinare il livello dei prezzi. Ecco, i post-keynesiani rovesciano completamente questa impostazione. Per loro, i livelli di domanda determinano la quantità prodotta e attraverso questa determinano il numero di lavoratori impiegati nel sistema. Questa cosa può essere anche rappresentata graficamente in vari modi. Io qui vi ho inserito un box, lo lascio, diciamo, a voi che scaricherete le slides. Questo è uno dei modi di rappresentare, diciamo, il modo di trattare il mercato del lavoro da parte dei post-keynesiani. Non mi soffermo, al limite se avete domande ci torno volentieri. Come detto, questo modo di trattare il mercato del lavoro significa che non c'è nessun automatismo nell'economia che garantisca il pieno impiego. E allora una delle domande che ci si potrebbe fare è: beh, ma che ne è allora in questo caso delle politiche, per esempio, di flessibilità? O che ne è della ricetta tradizionale, neoclassica, di lasciare flessibilità sui salari nel corso di una crisi, e dunque di fatto di ridurre i salari nel corso di una crisi per farvi fronte? Beh, se voi, diciamo, aderite a questo modo di rappresentare della realtà, cioè, diciamo, ad un modello di tipo post-keynesiano, una riduzione dei salari può solo fare peggio, perché una riduzione dei salari si accompagna ad una riduzione dei consumi che sospinge verso il basso gli investimenti intrapresi dalle imprese, che attraverso il moltiplicatore deprime la domanda e che dunque deprime anche la domanda di forza lavoro. Dunque, il solo modo in questo sistema di garantire il pieno impiego della forza lavoro è quello di agire attraverso il settore pubblico. Notate che il settore pubblico potrebbe intervenire, per esempio, attraverso una manovra sui tassi di interesse. Tuttavia, ora il modello che noi stiamo utilizzando qui non è un modello stock flow consistent, ma se voi utilizzaste un modello completo, davvero completo, sul piano della contabilità dei fondi di flussi, vi accorgereste che interventi sul tasso di interesse possono dare fiato all'economia nel breve periodo, se gli investimenti o più probabilmente i consumi sono influenzati dal tasso di interesse. Io dubito che gli investimenti lo siano, insomma, i consumi lo possono essere. Tuttavia, vi accorgerete anche che nel lungo periodo l'effetto di una riduzione dei tassi è, in un modello stock flow consistent, è depressivo. Quindi il rischio è di far bene nel breve, ma di peggiorare la situazione nel lungo periodo. E se poi volete vi spiego perché. Dunque, l'unico strumento davvero efficace in questi modelli, compreso questo modello post-keynesiano base, per intervenire nell'economia è quello di intervenire con la spesa pubblica, che supplisce alla carenza di investimento privato. Spesa pubblica che naturalmente deve avvenire fino al punto di riportare il sistema al pieno impiego. Se volete, è un po' come diceva Stiglitz. Stiglitz diceva: "The reason the invisible hand, is invisible is that it's not there." La ragione per cui la mano invisibile, anzi, lui diceva, la ragione per cui spesso la mano invisibile
è invisibile è che molto spesso non c'è. Quindi la proposta dei post-keynesiani è quella di, diciamo così, sostituire la mano che non c'è, invisibile, flebile, delle forze di mercato con la mano ben visibile dello Stato. Se ho tempo, c'è un ultimo punto che vorrei coprire, non so come siamo messi con i tempi però. Prego, vai avanti, poi alla fine ci saranno le domande, tu puoi tranquillamente finire. Ok, l'ultimo punto. Finora io non ho considerato la distribuzione del reddito e della ricchezza. Lasciamo per un attimo da parte quella della ricchezza che complica le cose. Parliamo di distribuzione del reddito. La distribuzione del reddito svolge un ruolo centrale nei modelli post-keynesiani e questo perché viviamo in una società in cui i redditi e le ricchezze sono distribuiti in modo molto sperequato. In fondo la ragione per cui anche un eterodosso come me guarda con simpatia a Piketty è che Piketty negli ultimi anni ci ha fornito una evidenza piuttosto chiara ed evidente appunto su quanta disuguaglianza ci sia nel mondo e su quanto anche questo danneggi il modello sociale ed economico dominante, quantomeno. Dunque, per i post-keynesiani la distribuzione conta, è un modo molto semplice per mostrarlo, è semplicemente ricordarsi che il reddito totale è uguale naturalmente al prodotto totale dell'economia e questo reddito totale può essere diviso in redditi da lavoro, salari, se volete, e redditi da capitale, o redditi non da lavoro, chiamiamo i redditi da lavoro W, wages, e chiamiamo i redditi da capitale profitti lordi, P. Ok? A questo punto possiamo definire il monte salari V grande come semplicemente la quota salari omega moltiplicata per il reddito nazionale. E naturalmente la quota profitti sarà il complemento a 1 della quota salari. Cioè la quota profitti, o meglio, i profitti totali del sistema saranno parte di reddito che non viene percepita in termini di salario. Facendo questa semplice distinzione, possiamo ora modificare la funzione del consumo, in cui anziché avere che il consumo dipende dal reddito totale, abbiamo che il consumo dipende dai salari e dai profitti, con diverse propensioni al consumo per salari e profitti. Che vedete, l'ipotesi che fanno gli autori post-keynesiani sulla base dell'evidenza disponibile è che la mia propensione al consumo e quella di Cristiano Ronaldo siano diverse. Io consumo naturalmente l'80, 90, 100% a volte oltre del mio reddito mensile. Dubito che Cristiano Ronaldo, buon per lui, voglio dire, ma dubito che possa fare altrettanto. Dunque, l'idea è naturalmente che chi percepisce un reddito molto elevato abbia in genere, per forza di cose, una propensione al consumo più bassa di chi percepisce un reddito medio-basso. Se rifacciamo i calcoli e ricalcoliamo, diciamo, l'equilibrio di stato stazionario, possiamo vedere che l'equilibrio stato stazionario dipenderà da la propensione marginale al consumo sui profitti e dalla propensione marginale al consumo sui salari e poi dipenderà, cosa ancora più importante, da omega, cioè dalla quota salari. E in particolare si può dimostrare che questo reddito di equilibrio di stato stazionario, questo output di equilibrio di stato stazionario, sarà tanto più alto quanto più alta sarà la quota salari sul reddito nazionale. Per farvi vedere questa cosa è sufficiente prendere il modello che abbiamo fatto prima, aumentare la quota salari dal 50% al 60%, e questi sono i risultati. A partire dal periodo 4 o 5, che è il periodo in cui ho imposto lo shock, potete vedere che c'è un balzo verso l'alto dei consumi, che trascinano verso l'alto anche gli investimenti lordi, e tutto questo fa aumentare l'output di equilibrio, anche se naturalmente al prezzo di un peggioramento della bilancia commerciale. Noi abbiamo ipotizzato che le nostre esportazioni siano fisse, mentre quello che noi importiamo è una percentuale del nostro reddito. Questo balzo del reddito si può dimostrare che è quasi esclusivamente trainato
dall'adeguamento dello stock di capitale allo stock di capitale obiettivo. Il meccanismo chiave che guida un modello post-keynesiano non è tanto e solo l'aumento dei consumi, ha un maggior reddito connettiate. Ci siamo? Sì. Vi dicevo, il punto non è semplicemente che io consumo di più di Cristiano Ronaldo. Il punto è che consumando di più ho un effetto, diciamo, incentivo sulle imprese ad investire di più. Questo maggiore investimento genera questo aumento del reddito di equilibrio e dell'output di equilibrio di stato stazionario. Quindi non è semplicemente una questione di maggiori consumi, è che i maggiori consumi trascinano con sé anche le decisioni di investimento delle imprese. Notate, in questo modello, facendo contenti i miei amici neoricardiani, non ho assunto che, per esempio, e magari scontentando alcuni amici marxisti, non ho assunto che gli investimenti dipendano anche dal saggio di profitto, per esempio. O non ho assunto che gli investimenti dipendano da un'altra variabile di profitto. Questa cosa potrà far storcere il naso a qualcuno, nel senso che qualcuno potrà dirmi: ma Marco, noi sappiamo che gli investimenti possono dipendere anche dai profitti realizzati, perché questi possono in parte finanziare l'attività di investimento, o dai profitti attesi, perché questi segnalano per esempio ai mercati finanziari negli Stati Uniti d'America o al settore bancario in Europa che quella impresa è degna di essere finanziata e dunque possono incentivare in tal modo, può incentivare tal modo gli investimenti. Tuttavia, è possibile dimostrare che se anche io includessi, e l'ho fatto, ce li ho, diciamo, i modelli alternativi che vi posso girare, una variabile di profitto in questo modello, dunque facessi in qualche modo da contraltare rispetto all'utilizzo degli impianti, un eventuale aumento della quota salari potrebbe all'inizio avere un effetto negativo se, diciamo, le imprese reagissero negativamente per via del crollo dei loro profitti, ma nel lungo periodo questo effetto si annullerebbe. Dunque, l'unico effetto di includere variabili distributive in questo modello sarebbe un po' di incertezza nel breve periodo, ma i risultati di lungo periodo, quell'equilibrio di stato stazionario che vedete, non sarebbe influenzato dall'eventuale inclusione di questa variabile distributiva, che è la ragione per cui molti economisti teorici soprattutto evitano di includere variabili distributive nella funzione di investimento. Un ultimo risultato, e poi vi lascio andare, vi avevo detto che questi modelli possono produrre risultati controintuitivi. Ecco, uno dei risultati controintuitivi più noti è il cosiddetto paradosso della parsimonia o paradosso del risparmio, secondo cui la decisione delle famiglie o degli agenti economici del sistema di risparmiare di più, paradossalmente le penalizza proprio in termini di risparmi. Vediamo se è questo il caso nel modello. Possiamo prendere il modello, ipotizzare che sia la propensione al consumo dei salariati che quella dei, diciamo, capitalisti o di chi percepisce altri redditi si riducano e che dunque aumenti la propensione al risparmio. Quello che vedete è il grafico rappresentato in figura A, dove avete una caduta dei livelli di reddito di produzione che segue alla decisione di, diciamo, gli agenti economici di risparmiare di più. E quello che è interessante è che se noi sulla destra poi ci facciamo un grafico dei risparmi aggregati delle famiglie, vedete che non solo i risparmi aggregati non crescono, ma addirittura la decisione delle famiglie di risparmiare di più le ha portate a conseguire, almeno nel breve periodo, un minor risparmio aggregato, il che conferma, diciamo, la tesi post-keynesiana che vi siano dei paradossi e che in generale la decisione di risparmiare sia, benché a livello individuale possa essere una decisione saggia, a livello di sistema nel suo insieme questo possa produrre un crollo della produzione, dei livelli di reddito e dunque dei livelli di risparmio. Per onestà, vi devo anche dire che la ragione per cui si ottiene questo risultato, anche nel lungo periodo in realtà con un modello completo, è quella particolare funzione di investimento. Cioè, se si assume che gli investimenti
reagiscano ai consumi nel modo in cui è stato ipotizzato fino ad ora, allora si presenterà questo paradosso della parsimonia. Se noi togliessimo via quella funzione di investimento, potremmo avere che l'effetto è solo temporaneo e non si produce nel lungo periodo. Infine, se includessimo il settore pubblico, che per esempio emette titoli, paga un interesse su questi titoli, nel lungo periodo il paradosso della parsimonia potrebbe paradossalmente essere annullato, come avviene nei modelli neoclassici, ma sarebbe annullato non perché risparmiare faccia bene all'economia privata, ma perché un maggior risparmio che si traducesse in un investimento in titoli pubblici garantirebbe un maggior afflusso di interessi dal settore pubblico al settore privato ed in tal modo nel lungo periodo darebbe un sostegno all'economia, e cioè non si ottiene il paradosso della parsimonia se si vive in un mondo in cui lo Stato interviene ed interviene molto, che è esattamente l'opposto di quello solitamente, diciamo almeno delle ricette economiche solitamente fornite dalla teoria neoclassica. Per concludere, dunque, i post-keynesiani sono un sottogruppo degli approcci eterodossi o critici allo studio dei fenomeni sociali, economici ed ambientali. Al pari di altre scuole eterodosse, rifiutano i presupposti sia teorici che metodologici del pensiero dominante di derivazione neoclassica, mentre hanno qualche relazione con altre scuole, diciamo, che potrebbero essere incluse nel paradigma dominante, come la scuola comportamentista o comportamentale. Si oppongono certamente all'idea che le economie capitalistiche possono essere pensate in termini di un sistema che tende ad un equilibrio unico, stabile e socialmente ottimale. Si oppongono con forza all'idea che il comportamento degli agenti economici o addirittura qualunque relazione sociale debba essere descritto, possa e debba essere descritto attraverso un problema di massimizzazione vincolata. Ritengono che i modelli debbano spiegare la realtà per poterla prevedere, e che dunque debbano essere costruiti su ipotesi realistiche, che danno conto del ruolo della domanda, che danno conto del ruolo della moneta e che danno conto delle condizioni di riproduzione del sistema e non delle condizioni di scarsità. Non ritengono che esista alcuna forza spontanea di mercato che spinge il sistema verso un equilibrio socialmente ottimale, e su questa base ritengono che le autorità pubbliche debbano intervenire per garantire il pieno impiego, per garantire un'equa distribuzione delle risorse ed oggi anche per garantire diciamo, un rapporto equilibrato e bilanciato tra la nostra società e l'ecosistema. Sui modi in cui intervenire, naturalmente, ci sono diversi gradi di radicalità. C'è chi, diciamo, ritiene che l'intervento dello Stato debba essere di sostegno al settore privato come la MMT, chi ritiene che lo Stato si debba fare imprenditore, ma che in ultima istanza debba anzitutto incentivare l'investimento nel settore privato, come per esempio Mariana Mazzucato, e c'è chi invece arriva, come Emiliano Brancaccio, esce il suo libro, credo domani, no, oggi forse, arriva a proporre vere e proprie forme di pianificazione economica. Io credo di potervi lasciare qui. Vi dico solo che se volete scaricare modelli, codici, eccetera, avete nelle slide tutte le informazioni. Ultima cosa, il 27 novembre, se siete interessati alla teoria post-keynesiana, ci sarà il primo, diciamo, appuntamento organizzato dalla neonata rete italiana post-keynesiana. Vi ringrazio. Grazie Marco per questa lezione, è stata molto esaustiva e chiara. Adesso ci sono tante domande, quindi ti chiederei di essere il più sintetico possibile, perché sono tante appunto. E inizierei con questa qui. Io dovrei essere in grado di farla apparire sullo schermo, vediamo. Ok. Però non si vede tutta, quindi ad ogni modo si vede sulla chat. Quindi Leonard chiede: so bene che la parola ontologia è molto utilizzata da alcuni economisti che vogliono sottolineare le carenze del piano metodologico dell'impianto neoclassico. Tuttavia, un filosofo teoretico usa la parola ontologia in una diversa accezione. A me pare sbagliato il modo in cui, ad esempio, Lawson parla di ontologia, che non è una riflessione sulla rappresentazione degli enti del mondo, ma nell'ambito del sapere che si chiede cos'è l'essere degli enti, e non riesco a leggere la domanda.
Ok, in realtà il tema non è meramente epistemologico quando iniziamo a creare mondi e comportamenti attraverso la programmazione computazionale. Allora, in quel caso forse si può parlare di ontologia, quindi riguarda sostanzialmente l'ontologia. Poi ne raccolgo un'altra, sempre di Leonard, così poi ti do la parola, anche per quanto riguarda le rules of thumb, vorrei condividere una riflessione. In questo senso Keynes, lui dice, è più preciso dei suoi eredi. Il punto vero sono le convenzioni che guidano le rules of thumb, cioè in un certo senso la nascita della struttura istituzionale che fonda i processi decisionali. Sì, Prego, io prego. trovo. Se vuoi che risponda subito? Sì. Sì, trovo entrambe le osservazioni molto mirate e interessanti. Naturalmente rispondere è difficile. Parto dalla seconda. Io sono convinto che nel modellare il comportamento degli agenti, quando si utilizzano modelli ad agenti eterogenei, per esempio, ma anche quando si utilizzano modelli meso-macroeconomici e in qualche modo si ha a che fare con variabili comportamentali, siano fondamentali tre cose. La prima, in termini di contabilità proprio macro, quella contabilità andrebbe basata sui sistemi di contabilità nazionale, perché in fondo i nostri modelli devono prevedere quelli, mica devono prevedere la realtà. La seconda è che quando si fanno i modelli, naturalmente le caratteristiche istituzionali, politiche, sociali delle economie oggetto di studio contano. Quindi anche le equazioni, la matematica, diciamo così, dei modelli deve essere adeguata. Gli aspetti formali devono essere adeguati e devono riflettere quei contesti istituzionali che non possono essere modellati solo come vincoli o frizioni, come fa l'approccio dominante. E terzo, che quando si modellano i comportamenti degli agenti, appunto per esempio di agenti che si affidano almeno in alcune fasi a convenzioni, che queste convenzioni possono cambiare nel corso del ciclo economico, si debba partire da ciò che l'analisi sperimentale, comportamentale, almeno quella più, diciamo, più critica, ci sembra suggerire. E che quindi, di nuovo, queste ipotesi non possono essere ipotesi di comodo, diciamo, derivate da un approccio deduttivista estremo, per cui io ipotizzo che la gente massimizzi. No, ipotizzo un cavolo. Io guardo, diciamo, agli studi in psicologia, in sociologia, in altre discipline, anche in economia sperimentale o comportamentale, su come gli individui si comportano in certe situazioni. Cerco di calare questi comportamenti nel contesto istituzionale specifico e su questo, e a partire da questo, cerco di costruire un modello, che naturalmente sarà sempre una rappresentazione astratta. Una mappa 1 a 1 del mondo non ha nessuna utilità, ovvio che la mappa debba essere in scala ridotta, però naturalmente si devono incorporare questi aspetti. Sull'ontologia non mi esprimo perché io stesso non sono un seguace di Tony Lawson, e peraltro è vero che è molto popolare presso alcuni post-keynesiani, ma diciamo è marxista e nell'ambiente anglosassone il dibattito, diciamo, di filosofia della scienza e ontologia è dominato da questo approccio che si chiama critical realism, che è un approccio che non è mio, e evito di commentare questi aspetti perché non sono un esperto. Certo, sarebbe interessante, credo, per voi invitare uno studioso eterodosso che abbia una competenza specifica di questi aspetti. Io cerco di seguire il dibattito, ma non sono in grado di criticare l'oso. Diciamo che non è la mia posizione, diciamola così. Allora, ne raccogliamo delle altre. Ce n'è una che riguarda la path dependence e il concetto di ergodicità. E lui dice, se c'è Gabriele dice, se c'è path dependence, difatti è difficile pensare a sistemi economici ergodici e difatti idonei in qualche modo ad essere analizzati intorno ad un equilibrio. Quindi lui dice, come conciliare la path dependency e il fatto che determinati sistemi possano non essere ergodici. E poi un'altra riguarda l'econometria, cioè il ruolo in questo caso specifico della macroeconometria, quindi dei sistemi dei Barrow, dei Dynamic Factor Models, nell'analisi di alcune variabili che sono oggetto dell'analisi macroeconomica. Quindi
Quindi se ricoprono un ruolo, cioè se questi modelli sono adatti in qualche modo per l'analisi post-keynesiana, o se il ruolo degli, e questo lo aggiungo io, se il ruolo degli shock che caratterizza ad esempio i VAR, in qualche modo, essendo troppo legata ad un'analisi neo-keynesiana, nel senso che Lucas pose un grande accento sugli shock, e difatti i VAR vengono utilizzati estensivamente dai teorici neo-keynesiani, se questi strumenti possono essere anche utilizzati in maniera fruttuosa dai post-keynesiani. Intanto magari rispondi a queste due. Sì, allora, la prima era sul path dependency e analisi di equilibrio. Allora, anzitutto non è necessario avere modelli di equilibrio. Io oggi ne ho proposto uno perché, diciamo, ovviamente per semplicità, ma per esempio i modelli ad agenti eterogenei interagenti, anche quando stock flow consistent, di solito non hanno una posizione di equilibrio, o quantomeno non è definita ex ante, ecco. Ma persino i modelli stock flow consistent, che pure, diciamo, nella loro versione teorica e di simulazione numerica, di solito sono modelli di equilibrio, anche se, come ho tentato di spiegare, di fatto ad equilibri multipli, perché non c'è nessuna posizione ottimale esogenamente data, possono in realtà essere utilizzati per analizzare, per esempio, politiche economiche alternative o comunque scenari alternativi senza imporre alcuna condizione di equilibrio. Sono cose che io, per esempio, sto facendo in questi giorni e non ho bisogno di imporre alcuna condizione di equilibrio, semplicemente utilizzo quei modelli per analizzare scenari alternativi sull'economia italiana. Quindi io credo che il punto sia che sia modelli, diciamo, ad equilibri multipli, sia modelli, così, per così dire, di squilibrio, possano essere modelli interessanti da utilizzare, strumenti interessanti da utilizzare. Quello su cui io ho grande perplessità, nonostante ci abbia riflettuto molto, e oggi stavo smacchinando con un modello di Ramsey fatto con Python, quindi un modello di equilibrio classico, e io ritengo che quello purtroppo sia uno strumento inadeguato a descrivere un'economia decentralizzata, cioè un'economia capitalistica di mercato. L'unico strumento che io davvero ritengo inadeguato, paradossalmente, è quello utilizzato dal diciamo, pensiero dominante. Perché se tu hai un modello che è una sorta di grande magnete o attrattore di lungo periodo che lì attrae continuamente il sistema, diventa anche poco sensato continuare a trovare no nuovi shock da imporre e chiedersi poi come andrà a finire la storia. Lo sai come va a finire la storia, gliel'hai imposto dall'inizio. Non mi pare un buon modo di modellare il comportamento delle economie capitalistiche. Per contro, sia modelli ad equilibri multipli che modelli, diciamo, che non hanno una condizione di equilibrio, come i modelli agent-based, mi sembrano strumenti più interessanti. Veniamo adesso all'analisi, diciamo, quella che gli anglosassoni chiamano data-driven, cioè più sui dati. Il modello VAR è solitamente ritenuto, direi a ragione, un modello o il modello con minore struttura teorica che naturalmente può essere imposta manipolando la matrice dei coefficienti nel periodo corrente, naturalmente ottieni i VAR strutturali. Sono strumenti del demonio i VAR? No, non credo siano strumenti del demonio. Vanno usati con grande cautela. Per esempio, so che ne ho parlato molto sia con dei giovani studiosi italiani, ma ne ho parlato anche in Gran Bretagna, anche con allievi di Tony Loso. So che c'è uno scetticismo crescente, e da più parti, peraltro, nei confronti delle tecniche di cointegrazione, cioè i cosiddetti vector error correction models. Soprattutto c'è uno scetticismo crescente nei confronti dei test di cointegrazione. Però va detto che, diciamo, gli sviluppi della teoria macroeconomica ci vengono incontro perché un numero crescente di econometrici sta suggerendo di prediligere VAR in livelli, o meglio log livelli, e di evitare quando possibile di utilizzare
tecnica. Adesso la discussione si sta facendo molto tecnica, ma insomma, l'idea mia, in ogni caso, per arrivare al cuore della questione, è che, tolti forse gli ESG, su cui ancora mi sto sforzando di cercare di vederci del buono, dovremmo mantenere un atteggiamento di apertura nei confronti di tutti gli strumenti, sapendo bene che gli strumenti non sono neutrali, essendo coscienti dei limiti degli strumenti, essendo coscienti del fatto che gli strumenti ti impongono di rispondere ad alcune domande di ricerca e ti impongono il modo di rispondere a quelle domande di ricerca, ma avendo, diciamo, mantenendo aperta la possibilità di utilizzare un po' tutto. Notate che io non sono a favore del pluralismo teorico. Voi fate bene naturalmente a presentare questa serie di seminari come modo per gli studenti, diciamo, di avere una visione più plurale del dibattito in economia, va benissimo. Io naturalmente ritengo che alcune teorie, alcuni precetti di teoria positiva siano profondamente sbagliati. Non sono affatto pluralista sul piano della teoria. Sono però pluralista o relativamente pluralista sul piano dei metodi. I metodi hanno dei problemi, hanno dei difetti, soprattutto le tecniche di diciamo, modellizzazione formale hanno problemi, ma come dico sempre ai miei studenti inglesi, il fatto che il mio, diciamo, inglese non sia perfetto non è un buon motivo per me di non rivolgermi in inglese a loro, che diversamente non capirebbero niente. Insomma, vanno utilizzati gli strumenti essendo coscienti dei limiti che questi strumenti hanno. Secondo me i modelli VAR possono anche essere utilizzati in modo critico. Bene, ti farei l'ultima domanda, anche se ce ne sono delle altre, però questa qui mi sembra molto pertinente e riguarda l'introduzione, diciamo, della contraddizione ecologica nei modelli macroeconomici. Maurizio Levi chiede come si complicano appunto i modelli economici relativamente al fatto che vi è uno squilibrio ormai evidente tra la produzione umana capitalistica e le risorse limitate del pianeta. Quindi, diciamo, l'argomento riguarda la modellizzazione, o meglio l'introduzione di problemi ecologici all'interno dei modelli macroeconomici. Guardate, proprio ieri Andrea Roventini, che immagino conoscerete bene, ha presentato un suo lavoro sul tema nella serie di seminari del Dipartimento di Economia di Leeds, in cui lavoro. E tra l'altro sono stato felice, molto contento di vedere che il modo in cui lavoro è simile a quello in cui lavoro anch'io e molti colleghi che si occupano di queste cose. La differenza fondamentale tra chi si occupa di questi problemi ecologici sul piano, diciamo, della teoria critica o eterodossa e chi lo fa invece utilizzando strumenti ortodossi, è che quando tu utilizzi gli strumenti ortodossi, riduci sempre la domanda di ricerca ad una, diciamo, domanda del tipo qual è il livello di inquinamento ottimale, qual è il livello di emissioni ottimale, qual è, diciamo, l'aumento di temperatura ottimale per il sistema, che secondo me è assolutamente incompatibile con la fase di emergenza ambientale che stiamo per affrontare e che è all'opposto rispetto ai modelli eterodossi, che non si pongono affatto per la loro stessa natura questo tipo di domanda, ma che ti mostrano invece che vi sono una serie di, come li chiamano gli anglosassoni, trade-off, cioè di scelte che vanno compiute, che sono scelte difficili e che in ogni caso proprio il cambiamento climatico avrà impatti importanti sulle stesse grandezze economiche. Il guaio vero è che, come mostrava anche ieri Andrea Roventini, quale sarà l'impatto, cioè se sarà un impatto che spingerà verso l'adozione di tecnologie verdi o se sarà un impatto che invece paradossalmente potrebbe ostacolare la diffusione e l'utilizzo di tecnologie verdi, a priori in un modello eterodosso, cioè un modello che ha potenzialmente equilibri multipli o che addirittura non ha una condizione di equilibrio vera e propria, non si può dire. E questo indica in tutti questi modelli che di fondo le autorità pubbliche ne devono intervenire, devono farlo alla svelta, perché altrimenti la situazione precipiterà non soltanto sul piano ecologico, ma anche sul piano economico e sociale, perché appunto il grande messaggio dei modelli eterodossi, quando vengono incorporate variabili ecologiche, è che guardate che il trade-off c'è nel breve,
ma nel lungo questo trade-off scompare, nel senso che se non riusciamo a mantenere l'aumento di temperatura entro limiti accettabili, rischiamo di andare incontro alla catastrofe, sia ecologica che sociale e economica. Perfetto, grazie Marco. La terminiamo qui. Qualcuno ci chiede se poi, se hai tempo nei commenti, vuoi dare una, vuoi rispondere a quelle domande per, alle quali non abbiamo potuto dare risposta per ragioni di tempo. Ricordo che mercoledì prossimo alle 5 allo stesso orario, quindi 17:30, quindi il 18 novembre, ci sarà un altro seminario sulla scuola strutturalista con Marco Missaglia. Quindi rinnovo l'appuntamento al prossimo seminario. Grazie Marco e grazie a tutti per averci seguito.